Buon pomeriggio, benvenuti di nuovo a questo ciclo di incontri a tu per tu con Adriano. Siamo ormai in una fase matura di questo ciclo e oggi abbiamo in programma il nostro direttore Andrea Bruciati che ci racconterà, ci illustrerà una importante attività di ricerca in cui l'istituto è coinvolto insieme alla collaborazione di università e di studiosi, diciamo, di Villa Adriana, che riguardano l'area della palestra, quest'area, diciamo, misteriosa da un certo punto di vista, ancora oggi, diciamo, che presenta alcune incertezze nella funzionalità degli ambienti, ma degli ambienti ovviamente caratterizzati da una frequentazione di alto livello imperiale e che è appunto oggetto di una serie di ricerche ad ampio spettro in realtà, che sono riguardano sia l'area dal punto di vista strutturale architettonico, sia ciò che è stato rinvenuto all'interno dell'area anche in maniera particolarmente affascinante, possiamo dire, e che riguardano la decorazione pittorica della villa. Quindi do la parola al nostro direttore e vi rimando poi più tardi per il dibattito che seguirà la relazione. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Sono molto contento che oggi ci siano anche degli studenti a questo incontro perché sono degli incontri rivolti a voi più che diciamo, ai tecnici o a coloro che si occupano di reperti archeologici o di Villa Adriana stricto senso. Volevo leggervi subito una citazione che secondo me è importante per calarsi all'interno di questo contesto, che magari già la conoscete, è comunque di Chateaubriand e di una celebre pagina del genio del cristianesimo. Come sapete, Chateaubriand ha visitato Tivoli, siamo agli inizi dell'Ottocento, in piena temperie romantica, e dice: "Tutti gli uomini hanno una segreta attrazione per le rovine. Questo sentimento dipende dalla fragilità della nostra natura, da una segreta conformità fra i monumenti distrutti e la rapidità della nostra esistenza." Ecco, io quando parlo dell'istituto e ritengo che sia dominato da Cronos, dal fattore tempo, mi riallaccio proprio a questo tipo di riflessioni. Siamo dinanzi ad un luogo dove la distruzione fa parte sia della nostra fragilità che della stessa storia fatta a strati di questo luogo straordinario. E ovviamente tutto questo viene ampliato dal fatto che siamo all'interno di un sito organico, quindi come tale passa nei diversi cicli vitali. E la cosa interessante, che spesso non viene a mio avviso abbastanza sottolineata, è questa idea di un sito che appunto deve essere letto a livello plurilivellare. Nel senso che la Villa Adriana che voi vedete oggi non è la Villa Adriana che ha scoperto Ciriaco d'Ancona nel 1432, non è la Villa Adriana in cui ha scavato Piero Ligorio negli anni a metà del Cinquecento, non è la Villa Adriana di Piranesi. Quindi, se voi pensate che il canopo, questo spazio così malinconico, così poetico, non esisteva prima degli anni 50, comprendete perfettamente che siete dinanzi ad un sito che rinnova continuamente la sua narrazione. E in questa ottica di una continua metamorfosi della lettura del sito, di una specie di cambio pelle
continuo, si inserisce anche tutto il programma e tutti gli studi e le ricerche che sono state compiute da questo istituto negli ultimi 7 anni. E quello che oggi vi presento, in realtà il titolo più che palestra sarebbe quello di Valle Picta, perché ovviamente io essendo uno storico dell'arte contemporanea, diciamo, sono più versato nei confronti, diciamo, anche di quelle parti meno evidenti delle cose. Cioè, come dico sempre, l'istituto ha un approccio diagonale, non è né frontale, né un sopra un sotto, ma vuole sempre, grazie alla sua ricchezza, vuole sempre avere un approccio differente. E quindi ci piace, devo dire, aggiungo ci piace al plurale, perché questo è quello che io oggi accennerò, è uno studio che è stato fatto in collaborazione strettissima con l'istituto, con l'Università di Tor Vergata di Roma, nello specifico nelle facoltà di ingegneria e di archeologia, ed è in qualche modo il famoso cambio della pagina, no? Cioè il cambio di paradigma quando ci approcciamo ad una cosa, soprattutto se questa cosa viene intesa come qualcosa di immutabile o già studiato. Ora, se noi partiamo da questa piantina, voi capite perfettamente che le parti in bianco sono quelle dell'attuale Villa Adriana. La parte con il filtro esterna è come doveva, almeno si presume, si ipotizza fosse l'estensione dell'intero sito adrianeo. Stiamo parlando di circa 200 ettari, quindi noi ne stiamo gestendo meno della metà. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che quello che noi sappiamo di Villa Adriana potrà essere in futuro, mi auguro, continuamente rielaborato, perché molte delle parti non sono state o studiate o scavate. Ma questo lo possiamo dire anche all'interno della stessa villa, perché la zona che ci riguarda, quella che voi vedete con questa sorta di ellisse, è la zona che abbiamo denominato Valle Picta. Quindi una zona, diciamo, da un punto di vista altimetrico depressa, perché siamo in una zona più bassa rispetto alla sua conformazione, alla conformazione che ha i suoi, diciamo, il contesto attorno, e siamo nella zona, diciamo, a sud della villa. Questa è la zona che è stata individuata ed è praticamente tra la cosiddetta zona della palestra, il Tempio di Venere e la Valle di Tempe. Diciamo che la Valle Picta si compone indicativamente di tre parti: un complesso cosiddetto principale, che vede tre edifici attualmente, almeno sì, con delle evidenze archeologiche, un complesso delle sostruzioni, anch'esso altamente, diciamo, in parte non più leggibile, e poi un complesso minore, che diciamo è quello più vicino alla zona di visita. In realtà tutta questa zona al momento non è visitabile perché, come voi potete vedere, il cosiddetto teatro greco è quel teatro che è vicino, verso sinistra, all'ingresso della villa. C'è un progetto per riattivare questo vettore, e il progetto si chiama Progetto Jursenar, perché in realtà ci troviamo dinanzi alla via d'accesso prima degli anni 50 di Villa Adriana. Quindi un luogo estremamente suggestivo, con dei cipressi e quasi di tipo ascensionale. Vedete sempre la piantina dell'attuale collocazione della zona della Valle Picta. Potete vedere il prima e il dopo di un primo intervento di bonifica di queste strutture. Come vedete, quando
Pio II, nel 1461, parla della villa, ne parla come se fosse una specie di situazione quasi da giungla. Non c'è bisogno di andare troppo avanti con l'immaginazione, visto che questa foto è soltanto di 2 anni fa, e vedete come veramente la vegetazione abbia ricoperto, diciamo, le parti in evidenza della dimora. Calcolate che, quindi, insomma, da un lato vedete la collocazione dell'area, dall'altro gli interventi che sono stati, diciamo, effettuati per poter poi in parte analizzare le parti all'interno. Queste sono alcune delle statue che sono state rinvenute. Almeno la prima nella palestra è in realtà una sorta di sacerdote Isiaco, vedete, in marmo rosso. Le altre due statue invece sono di questo Buccicola, che era appunto uno di questi che avevano trovato delle statue qui a Villa Adriana, perché aveva il possedimento della vigna che era all'interno della villa e che vengono vendute negli anni 60 del 500 a Ippolito II d'Este. Vediamo quindi subito anche la stretta legame con nel nostro legame che può esserci tra l'età moderna e l'età antica, perché grazie spesso alla riattualizzazione e agli scavi, semplicemente agli scavi della parte moderna, si possono fare poi delle nuove ipotesi sulle collocazioni, per esempio, delle opere. Noi non sappiamo se questa era nella zona della palestra, ma sappiamo che queste statue sono dell'area presa in oggetto. E così come queste altre due legate a Diside Fortuna e ovviamente a Giove. Nella stessa area della palestra, negli anni 60 del 500, Pirro Ligorio, al servizio di Ippolito II, fa degli scavi e in questa zona trova alcune delle sculture che qui vi presento. Queste sono appunto, diciamo, la didascalia, il racconto di questo rinvenimento. Qui siamo nello specifico, questa scultura voi la trovate nei giardini del Quirinale a Roma, perché erano i giardini che erano sempre di proprietà del cardinale Ippolito II. Quindi ci troviamo dinanzi ad un primo recupero di alcune di queste sculture egittizzanti che vengono poste all'interno dei giardini, delle parti verdi del cardinale. Queste sono invece successive, almeno nella parte inferiore sono dei rinvenimenti che la soprintendenza ha effettuato ormai più di 10 anni fa. Vedete come ritorna l'Horus, interessante come l'abbiano issato con queste corde, e poi vari frammenti, vari elementi estremamente importanti che sono poi all'interno della collezione dell'istituto. Quindi è una zona che sicuramente ha vari aspetti interessanti, non soltanto per una funzionalità che ancora non abbiamo capito. Si chiamava palestra, viene chiamata così palestra, perché appunto quello che abbiamo visto precedentemente venivano visti come degli atleti, cioè quello che voi vedete sulla sinistra in marmo rosso è un busto di sacerdote, ma viene letto da Ligorio come un busto di atleta, quindi l'area viene chiamata palestra. Questa è, se vogliamo, la zona, così, diciamo, è la zona che viene definita Ninfeo Grande, ma in realtà sarebbe quella che noi abbiamo individuato come la Valle Picta.
per orientarci, sulla destra avete il Casino Fede, davanti a voi c'è la, non c'è, nel senso la sommità è dove attualmente è presente appunto la Venere, mentre sulla sinistra ci sono tutte queste sorte di ninfei che vengono riproposti su tutti, se vogliamo, i lati di questa specie di vallata. Allora, calcolate che attualmente noi è una zona che non è aperta al pubblico, quindi dimostro attraverso questa incisione degli inizi dell'Ottocento come veniva letta quest'area. Quindi un'area che è fortemente caratterizzata da elementi legati all'acqua e quindi ad elementi legati a vari ninfei, a varie nicchie di varie dimensioni, alcune anche estremamente importanti. Sulla destra c'è il cosiddetto ninfeo repubblicano, che è questo. Allora, come vedete dalla foto, questa è una foto in realtà di fine Ottocento che rivela ancora con una certa esattezza la conformità dell'incisione precedente, e queste sono state delle ipotesi di questa testa colossale della dea Iside che si ipotizzava fosse all'interno di questo ninfeo repubblicano. In realtà, dagli studi effettuati semplicemente ponendo all'interno di questi spazi la scultura stessa, si è convenuto che la testa fosse come dimensione non potesse essere stata inserita all'interno di questo ninfeo. Molto probabilmente, se di ninfeo si tratta, dobbiamo interrogare altre parti della villa e della zona. Ecco qui la zona dove si ipotizzava fosse stata inserita questa erma. E questa è la zona cosiddetta della palestra. Quello che vedete davanti è la casina degli architetti, mentre quella sulla sinistra è dove ci sono ancora, diciamo, gli ultimi stucchi in loco della villa stessa. E questi sono, da un lato, la fotografia attuale degli stucchi di questa sala, quest'aula, dall'altro sono la lettura che avviene tra fine Settecento e inizio Ottocento di Piranesi in questo caso, quindi qui siamo verso gli anni 70 del Settecento, che appunto rinviene, ridefinisce, ridisegna delle parti che ormai noi oggi leggiamo con una certa difficoltà. Quindi risulta estremamente interessante per la storia dell'arte e quindi anche della storia dell'archeologia avvalersi di strumenti apparentemente, diciamo, secondari, come per esempio la grafica, proprio per ipotizzare in maniera, diciamo, più coerente e integra possibile, in questo caso, degli stucchi che ormai sono dei lacerti. Questa è l'area cosiddetta della palestra, vedete, cioè, nella zona. Allora, quello che voi vedete, questo filare, in realtà è il fosso che divide a sinistra la parte di Villa Adriana e a destra le zone di proprietà privata che sono al di fuori del demanio. Vedete come la conformazione ancora diciamo, della piantumazione delle culture in realtà rivela in qualche modo l'ombra, il fantasma di una struttura. La struttura, nello specifico, è quella cosiddetta dell'ippodromo, secondo Pirro Ligorio. In questa zona, che quindi è una zona al di fuori dell'attuale Villa Adriana, sono stati rinvenuti, diciamo, nel Cinquecento, appunto soggetti a temi equestri. Questo, per esempio, questo cavallo è stato rinvenuto in quest'area e poi nel 1617 è stato collocato
all'attuale Galleria Borghese inserendo un cavaliere, ma sempre dalla stessa area proviene anche questo bassorilievo di Giovane con cavallo, che nella zona è stato rinvenuto nella zona del Pantanello, perché come ben sapete, Pantanello siamo nella zona vicino all'ingresso dell'attuale di Villa Adriana, quindi nella zona meridionale, ma anche nella zona, se vogliamo, più depressa da un punto di vista altimetrico, e lì sono stati rinvenuti vari sculture e reperti di estrema importanza che hanno contribuito alla diffusione di Villa Adriana, soprattutto nel mondo anglosassone, favorendo un fiorente mercato collezionistico. Infatti, oggi come oggi, molte opere di Villa Adriana sono ancora in possesso di aristocratici inglesi nelle campagne, nelle ville appunto inglesi. Ritorniamo alla parte iniziale, quella appunto delle famose tre strutture a fianco della cosiddetta Valle Picta, e notiamo che queste tre strutture, innanzitutto una è stata fino a pochi anni fa abitata, è stata abitata dall'ex custode di Villa Adriana. E diciamo, nel pian terreno di questa casa, che in realtà era la sommità di una struttura di età, importante di età romana, ecco, questo era quello che c'era nella volta. Quindi ci troviamo dinanzi a degli elementi decorativi di grandissimo pregio, o comunque possiamo, diciamo, immaginare l'importanza anche dell'esecuzione di questi particolari, dove appunto viene ribadita sia la ricchezza da un punto di vista stilistico, ma anche la perizia di queste decorazioni. Queste sono altre, queste foto, se non erro, non sono recenti, proprio perché purtroppo la pittura, come ben sapete, con l'aria tende a scomparire con una certa facilità. Quindi ci troviamo dinanzi veramente, quando parliamo di pittura, in contesti architettonici e archeologici, come qualcosa di estremamente volatile, letteralmente, come qualcosa di estremamente importante, che purtroppo però troppo spesso non viene annoverato come elemento fondamentale quando poi si va ad interpretare il sito. Quindi Villa Adriana, a parte pochissimi elementi rimasti ancora in varie parti, le più nascoste della villa, in realtà era una villa dove l'elemento pittorico era fondamentale in strettissima connessione con l'elemento scultoreo e architettonico, cioè era un sito che si comportava come un organismo complesso dove tutte le discipline creavano una sorta di opera d'arte totale. E questa è la zona, diciamo, di connessione fra i due costruiti, o almeno quello che rimane, perché il secondo in realtà tutta la parte sommitale è ormai scomparsa. E questo è invece uno degli ambienti che vedete in che condizioni ormai sono veramente fortemente depauperati, ma ci rivelano anche veramente la preziosità dei materiali, e il fatto che la pittura diventa bassorilievo, altorilievo, diventa parte scultorea, diventa pelle, ma non solo del costruito. Quindi ci troviamo dinanzi a, diciamo, delle parti sintomatiche di quello che Villa Adriana probabilmente era. E questo è stato l'inizio di una campagna, di un'indagine effettuata nella zona della nella famosa dimora dell'ex guardiano di Villa Adriana, e mi sono emersi qualcosa come 300 pezzi di giacitura secondaria, cioè 300 pezzi di intonaco che sicuramente
sono stati posti in questa zona come scarto. Perché parlo di scarto? Perché sono, la maggior parte sono reperti che non presentano figure, quindi molto probabilmente nel momento in cui sono stati rinvenuti, i pezzi più pregiati sono usciti dalla villa. Ovviamente non stiamo parlando di, mi auguro, di cose recenti, ma diciamo questi sono, i frammenti meno importanti che però siamo riusciti ad estrarre. E qui ve ne mostro alcuni. Vedete che ci sono anche da un punto di vista stilistico, ci sono dei rimandi ben precisi, con delle colorazioni, vi assicuro, molto vivide, dove c'è una grande raffinatezza e c'è una estrema attenzione, ovviamente, qui siamo dinanzi a delle parti decorative. Ma in realtà questo è stato in qualche modo sintomatico, questo rinvenimento, perché faceva il paio con dei rinvenimenti avvenuti da parte della Columbia University pochi anni prima, nella cosiddetta zona del Macchiozzo a Villa Adriana. Come vedete, nella zona in basso a sinistra, dove ci sono dei grifoni, quindi in questo caso, per esempio, ci sono degli elementi decorativi. Questo è stato in qualche modo sintomatico, come dicevo prima, di un'attenzione rinnovata nei confronti dell'apparato decorativo e pittorico, nello specifico, di Villa Adriana. Perché l'intenzione, diciamo, è quella di avvalorare che esiste anche una pittura adrianea. Quindi voi sapete bene che ancora oggi la pittura viene classificata secondo gli schemi pompeiani, dopodiché tutto quello che avviene dopo, qui stiamo parlando di quasi un secolo dopo, viene visto come una specie quasi di tardo, è come se voi foste diciamo che la Terra viene bombardata, arriva un marziano, trova tre dipinti impressionisti a Roma e pensa che l'impressionismo sia nato a Roma, ecco, non so come spiegare, nel senso che è estremamente interessante quando si pensa alla pittura il fatto che Villa Adriana non è sicuramente nel novero dei luoghi che ha elementi pittorici anche di una certa importanza e che comunque cercheremo di approfondire. Nel senso che stiamo preparando, per esempio per quest'anno, alla fine di quest'anno, una mostra che si chiama Sotto il segno del Capricorno, perché è un elemento che ritorna nelle decorazioni anche della villa, dove la villa sarà una sorta di museo diffuso e si potranno visitare in loco diciamo i frammenti, gli elementi pittorici rimasti, perché la nostra intenzione è quella in qualche modo di ridare importanza ad un periodo che a nostro avviso non è stato abbastanza evidenziato. Ora, perché vi ho mostrato quest'altra immagine? Qui siamo dinanzi alla stufetta, la famosa stufetta del cardinale di Vienna, siamo nel 1516, e questa stufetta che voi trovate ai Musei Vaticani, in realtà è una specie di piccola sauna, che è il risultato di un viaggio che compie il 4 aprile del 1516 Raffaello, insieme ad altri personaggi della, diciamo, dell'intelligenza romana e non da ultimo da Pietro Bembo. Lui viene a Villa Adriana e qualche giorno dopo inizia il cantiere della stufetta del cardinale di Vienna. Perché questo? Perché Villa Adriana nel 500, all'inizio del 500, viene riconosciuta indubbiamente come una villa d'acqua, dove
dove è l'acqua, l'elemento trainante, dove è l'acqua che in qualche modo con tutte le sue architetture legate ai Minfrei, alle terme, alle fontane e quant'altro, può veramente stimolare l'invenzione di nuovi elementi anche architettonici. Da questo punto di vista trovo, per esempio, che sia estremamente interessante, anche, non so se avete seguito, ma qualche anno fa è venuto fuori il discorso, per esempio, del blu egizio. Come mai il blu egizio, da dove avesse preso questo blu egizio Raffaello, che prima è stato rinvenuto in alcune parti della Galatea, alla Farnesina a Roma, ma che negli ultimi studi effettuati è anche nelle sale nelle logge di Amore Psiche in grande quantità. Ecco, le logge, per esempio, di Amore Psiche, che vengono edificate attorno al 1518, in qualche modo potrebbero aver desunto anche massicciamente il discorso di un blu egizio proveniente come stimolo. E non solo, proprio da Villa Adriana, dove il blu egizio, diciamo che è un tanto al chilo, nel senso che viene utilizzato addirittura come preparazione nelle pitture, e calcolate che è un colore estremamente costoso per l'epoca. Quindi ci troviamo dinanzi ad una raffinatezza, ad una ricchezza tale che un minerale, un composto come quello del blu egizio a Villa Adriana è fortemente connotativo. Se voi aggiungete il fatto che assieme al blu egizio, spesso a Villa Adriana ci sono forti componenti del marmo cipollino, voi capite che sia a livello scultoreo che a livello pittorico tutto rimanda all'acqua o al cielo. Quindi, diciamo che potrebbe essere una delle ipotesi il fatto che Raffaello, in questa, che sicuramente non sarà stata l'unica incursione a Villa Adriana, abbia desunto degli elementi fondativi poi per la sua ricerca. E questi sono un altro spunto. Questo in realtà deve essere chiamato come incontro, deve essere definito come una specie di valle picta. E rizoma, nel senso che la cosa che mi intriga molto è che davanti ad una ricerca, un po' come se mangiassimo delle ciliegie, se ne aprono delle altre. Quando, siccome non avevamo niente da fare durante la pandemia, con la professoressa Enrica Cinque, Giuseppina Enrica Cinque, ci siamo imbattuti diciamo, nel repertorio vasariano, che parlava di Villa Adriana soltanto in due momenti: uno quando si parlava appunto di Bramante, l'altro quando si parlava di questo fantomatico morto da feltro. Un pittore che è estremamente interessante, secondo Vasari, perché aveva riscoperto le grottesche. Risulta interessante che qui troviamo da una parte un disegno che fino a poco tempo fa era stato attribuito appunto a Morto da Feltro, e dall'altra parte troviamo invece un acquerello desunto da delle volte di Villa Adriana. Trovo che sia interessante che questa figura fosse venuta proprio a Villa Adriana per cercare le grottesche. Cioè che questa figura abbia individuato, oltre ovviamente alla zona neroniana della Domus Aurea, abbia trovato un ulteriore cantiere di tipologie, probabilmente decorative, nella villa di uno dei massimi imperatori riconosciuti già a quel tempo. E in questa ricerca ci troviamo dinanzi ad un pittore estremamente specializzato che nel corso di una sua vita travagliata e quasi a livello di romanzo si imbatte nei grandi autori, nei grandi maestri del Rinascimento, sia a Firenze, a Roma e soprattutto a Venezia. E molto probabilmente è stato lui il maestro di Giovanni da Udine, che poi sarà collaboratore, guarda caso, proprio sulle grottesche di Raffaello.
Allora, queste sono praticamente delle illustrazioni appunto delle zone di Criptoporci, di Villa Adriana. Questo io lo volevo più che altro mostrare perché volevo far presente questa idea che avevo prima accennato proprio sul fatto che ci troviamo dinanzi a degli elementi che per propria stessa natura sono estremamente sono legati proprio alla transitorietà della loro scoperta, cioè quando vengono scoperti, se poi non vengono tra virgolette curati, mantenuti in un certo modo, tendono inesorabilmente a scomparire. Come ben sapete, c'è una parte importante di tutto questo, Villa Adriana, nella zona del criptoportico di Peschiera, che cercheremo di recuperare proprio perché è una delle zone fondamentali della villa, perché quello che noi ora non conosciamo, comunque non siamo più usueti ad esperire, è tutta quella parte sotterranea di Villa Adriana, tutta quella parte in ombra, che per ragioni ovviamente strutturali o semplicemente per ragioni di mancanza di fondi adeguati, perché potete soltanto immaginare i costi di gestione di luoghi come questo, comporta insomma proprio un altro tipo di visione della villa stessa. Vedete, io qui ho fatto una specie di, diciamo, accrociage, ma per farvi notare come in realtà ci sono degli elementi decorativi importanti, ovviamente qui siamo dinanzi a delle tessere musive, però quello che volevo rimarcare è il fatto che Villa Adriana fosse una villa tutt'altro che quella che vediamo noi oggi, di cui vediamo in qualche modo lo scheletro, l'elemento strutturale. Ecco, c'era anche cioè un'attenzione ovviamente esasperata su tutto ciò che riguardava l'iterazione di elementi iconografici. Perché vi mostro Villa d'Este? Perché sicuramente Villa d'Este indirettamente ci pone dinanzi ad un universo fatto di stucchi, fatti di colori, fatti di elementi grottesche, che in qualche modo riccheggia e in negativo ripropone degli elementi che molto probabilmente sono stati visti, sono stati analizzati ancora a metà del Cinquecento da Pirro Ligorio. Come potete vedere, anche le pitture all'interno di Villa d'Este hanno delle cromie, vengono impostate come se fossimo all'interno di una domus romana. Ma perché guardare diciamo, la domus aurea di Nerone quando a 3 km si aveva una villa in qualche modo ancora da scoprire che poteva rimarcare il carattere di nuovo imperatore al cardinale Ippolito II, e con questo vi ringrazio. Ringrazio il direttore per questa interessantissima disamina. Chiedo se ci sono domande, riflessioni. No, volevo chiedere al direttore di essere un pochino più chiaro, visto che mi ha chiamato in causa, peraltro, su questo nomino morto dentro, se ci può dare qualche ulteriore suggestione. Perché si chiama così? Allora, ma Vasari dice che lui si chiamava morto proprio perché, siccome andava sempre sottoterra a cercare queste grottesche, diciamo che non prendeva il sole, e quindi è come se fosse stato uno che usciva dal terreno. Questo lo trovo estremamente interessante e trovo che sia, per certi punti di vista, anche una specie di proto-archeologo, cioè una figura che nel cercare, voi dovete immaginare che Villa Adriana stessa era interrata. Se vi ricordate l'intervento della dottoressa Eramo la scorsa settimana, per esempio, la zona del Serapeo era, diciamo, piena almeno a metà dell'attuale, quindi ci troviamo dinanzi veramente a degli eruditi, degli specializzati che
che delle figure che vanno all'interno proprio dei complessi archeologici meno battuti, alla ricerca di nuovi elementi decorativi. Calcolate che Morto da Feltro lavora con Pinturicchio nelle sale da affrescare del Papa Borgia. Siamo negli anni 90, 80 e 90 del 400, quindi ci siamo dinanzi anche ad una al momento di passaggio dall'umanesimo, da un interesse antiquario erudito al Rinascimento pieno. Quindi è una di queste figure estremamente specialistiche, che sicuramente aveva un grande favore per i contemporanei, ma che probabilmente poi, soprattutto vuoi la Controriforma a metà del Cinquecento, vuoi il fatto che non avevano quel genio di invenzione che spesso veniva acclarato come quello di un grande artista, anche grazie alle vite vasariane, sono delle figure che presto cadono in disgrazia critica, diciamo. Perché dico la Controriforma? Perché ovviamente queste grottesche molto spesso avevano temi iconografici, diciamo, apertamente pagani, sessuali, e quindi nel momento in cui si voleva emendare tutto ciò che non era conforme al dettato della cattolicità, ecco che un artista come Morto da Feltro, da funzionale, diventa un artigiano poco più. Quindi è una figura molto affascinante, perché addirittura ormai la letteratura lo vuole considerare come Morto da Feltre. Quindi, essendo feltre, stiamo parlando di un ambito veneto, mentre noi ci siamo rifatti alla dicitura di Feltro, e quindi è Monte Feltro, e quindi molto probabilmente invece di area e ubina urbinate, che avrebbe molto più senso nella calata in giovane età a Roma, perché se non si capisce come mai della provincia veneta, negli anni 80 del 400, scende un artista ed entra nella officina del cantiere più prestigioso della Roma del tempo. Quindi doveva essere qualcuno che aveva già esperienza, che aveva sicuramente anche un lasciapassare importante per lavorare in un cantiere importante. Studenti? Qualcuno vuole dire la memoria? Qualche povero aiutante di questi artisti c'è morto, è morto. morto rimasto lì, non è emerso, diciamo. Allora, un'altra domanda, prego. Una domanda, volevo rispondere a una suggestione del professore che ha risposto, del direttore. È interessante questa cosa della trascorrere del tempo, che questa villa è viva, vitale, no? C'è questa parte organica che effettivamente trasforma, aggredisce, deforma probabilmente anche alcune strutture, e che queste vengono riportate alla superficie è una cosa meravigliosa, straordinaria. Vorrei stare nello sguardo di Piero Ligorio quando è venuto la prima volta qui e vedere le suggestioni di questo mondo fatto di acqua, appunto, il tempo che trascorre, di l'immaginazione di Adriano che ha ricreato appunto queste strutture così straordinarie. Penso che qualsiasi visitatore qui allora, in quel periodo, è stato veramente un'esperienza trascendentale entrare in un mondo del genere. E tuttora lo è oggi, anche per chi forse è più sensibile, diciamo, no? E credo che sia bello pure questa progettazione di fare il percorso a visitare nei luoghi quei reperti che ci sono rimasti, mi sembra di aver capito questa. Questo è molto bello perché dallo sguardo d'insieme e aiuta a ricostruire l'insieme. Altrimenti, voglio dire, cioè anche il fatto che non ha confini, questa situazione che si trasforma nel tempo, è molto.
molto suggestiva e mi fa molto riflettere, diciamo, questi aspetti appunto artistici. E questo è un tema, penso, che debba essere pure, anche dal punto di vista forse un po' filosofico, essere molto indagato, no? Sarebbe bello quasi quasi ripercorrere quei disegni come si stava trasformando nel tempo. Penso che sia una cosa immane. Parlo da ingenuamente, io non faccio, non sono più. Io sono molto curiosa di questo. Saranno sotto le case di persone che abitano vicino. È una cosa straordinaria. Devo dire che con il direttore ci siamo fatti più volte questa domanda, perché a Milano questa pelle è scomparsa quasi completamente. Mentre per esempio a Roma nella Domus Aurea si è conservata. Sì, vabbè, Roma era più controllata, era più difficile che qualcuno potesse uscire con la sporta da sotto gli scali quando si chiede l'opera. Ma si potrebbe anche obiettare che forse queste erano più sontuose ancora di quelle che avevano usato. Intanto da doverle scarnificare con quello che questa cosa che ha detto il direttore e che è, secondo me, tra le più interessanti, a proposito del pregiudizio, bisogna pensare che il pregiudizio scompare completamente a un certo punto e si ritrova solamente quando si ritrova Plinio e Vitruvio. Il pregiudizio è l'unico colore sintetico dell'antichità, non deriva dal frantumare di una terra, bisogna produrlo chimicamente. E praticamente questi leggono di questo ceruleo che descrive Plinio e vogliono disperatamente tentare di rifarlo. Ora, uno degli ingredienti più importanti per fare un pregiudizio è il vetro, e poi si associa al cobalto, si mescola insieme, quindi si frantuma il vetro e poi si mescola col cobalto, si rifà un altro vetro perché si cuoce. Si fa un altro vetro che sono in una colorazione più bassa, si trita e si ottiene. E forse voi non sapete la quantità di vetro azzurro che esiste a Villariana. Non ve ne rendete conto, perché forse, come mi ha insegnato la dottoressa Libri, a Villariana bisogna camminare anche nei dialetti normali guardando a terra. E a terra c'è una quantità infernale di tessere di mosaico, di pezzi di marmo e tantissimo vetro. Vetro in pastelitre variamente colorate, ma tante. Nei depositi, vabbè, ai tempi miei erano i depositi del Pretorio, ora non so dove stanno, anzi, ai tempi miei erano sotto il museo, poi sono stati. C'erano qualcosa come 5 metri di casse di mosaici che erano stati scavati da Origemma dentro il serapeo, e mi ricordo che ci si potevano mettere le mani dentro, così erano azzurri, rossi e oro. Allora voglio anche capire che, dato che i forni per produrre questi vetri non erano delle macchine infernali, voglio anche capire il motivo per il quale il direttore ha detto che gli stati della recente analisi danno il blu egizio passato come fosse una sorta di bianca sotto tutti i frammenti. Per non solo è un colore preziosissimo, ma qui lo usavano come base preparatoria. Poi sopra ci dipingevano con altri colori. E questa, secondo me, è già una cosa importantissima, un primo risultato importantissimo. Diciamo, è proprio la tecnica che usavano i romani, nel senso, quando nella pittura romana si vedono per esempio dei medaglioni o delle sul fondo di unico colore, così come vediamo anche tra l'altro in questo caso nel soffitto, così, in realtà tutto lo spazio poi viene usato per la decorazione figurata, era dello stesso colore, dello stesso fondo.
Quindi il principio è quello, e poi dopo viene sopra applicato, viene sopra applicato i vari colori. Questo che devo ricordare, perché tanto sono vecchio se è dimenticato. Però i chimici hanno trovato un fondo di proiezio anche sotto il fondo rosso. Voglio dire, era proprio. Può darsi che ci sia anche una motivazione di carattere legata alle caratteristiche fisiche del proiezio, per esempio per quanto riguarda le sue capacità, cioè nel suo utilizzo in ambito idraulico, c'è chi pensa che avesse delle caratteristiche chimiche, no, che permettevano anche depurare. Di evitare che le alghe attraessero troppo sulle superfici. Quindi può darsi che ci sia anche una motivazione di carattere proprio funzionale. Sì, non so se volevo. C'è un servo un'altra domanda invece che riguarda più gli stili della pittura, cioè se attraverso l'osservazione e anche il confronto dello stile pittorico dei frammenti rinvenuti nella palestra, possiamo già preliminarmente, ovviamente, pensare che ci sia un determinato ambito funzionale, o meglio, di frequentazione degli ambienti che erano decorati attraverso i frammenti, cioè se le decorazioni possono parlarci anche dell'ambito funzionale degli ambienti italiani. Per esempio, viene a fare appunto il confronto con quelli del Macchiozzo, che invece mi era sembrato di capire possono sembrare più usuali, tra virgolette, cioè meno di carattere imperiale. Ecco, cioè si riesce a capire già adesso, ma prima, ovviamente, sguardo preliminare, se c'è un'attinenza, proprio per il fatto che in realtà questa età di pittura è poco studiata rispetto a quelle precedenti pompeiane, se in realtà già si riesce a capire se questi frammenti, appunto, come diceva la professoressa, sono stati grattati ancora più frequentemente perché erano molto altisonanti, molto, molto, molto ricchi nella loro decorazione, proprio inconsueti anche. Ma il fatto che, per esempio, quelli che voi vedete sono di giacitura secondaria significa che potrebbero essere della zona, ma non sappiamo precisamente. Questo è ovviamente il problema di Villa Adriana, della gran parte, anche della statuaria, che non riusciamo a ricollocare, perché è come se avessimo perso tanti strati della villa, per cui... Già potrebbe essere più semplice forse per una scultura poterla inserire, però abbiamo visto come, per esempio, questa testa colossale si pensava in un posto, invece con le ultime ricerche non poteva entrare in quel ninfeo, per esempio. Quindi diciamo che al momento, secondo me, la grande sfida è quella, almeno per noi, di gettare luce su un'età che normalmente non viene così presa in considerazione per la pittura. Cioè, nel senso che ci sono elementi, per esempio ad Ostia, a Roma, e se vogliamo fare, cioè, vedere anche un po' l'evoluzione, no? Perché noi, bene o male, siamo rimasti a quello stile, no? Pompeiano, no? E i vari gradi di stile, no? Sicuramente da quello che dalle poche diciamo osservazioni che modestamente si possono rinviare, fanno presente di una pittura per certi punti di vista molto legata ad un tocco molto raffinato, dove ci sono grandi campiture di colore monocromo. Per certi punti di vista potrebbero, ecco, in questo caso ovviamente nel momento in cui sono magari ambienti egittizzanti, hanno delle rimembranze iconografiche molto più legate, ecco, a un concetto per noi, diciamo, anche di elementi, se vogliamo, più esotici. Però, diciamo, da una prima analisi potrebbe sembrare uno stile, diciamo, più legato ad una leggerezza anche diciamo, nell'impaginato di un ambiente. Noi, almeno quello che... nelle volte anche che sono a Villa Adriana vediamo degli elementi estremamente raffinati ma anche minimi, senza, cioè non ci troviamo dinanzi alla potenza o alla,
alla cromia smaccata, che ne so, neuroniana, no? Dove c'è anche una forte componente cromatica. Sono, per certi punti di vista, mi piace pensarli vicino ad una pittura quasi settecentesca, ecco. Posso, Ragazzi. Ah, prego. Allora, buonasera. Noi volevamo chiedere se poteste spiegare meglio perché si è associato il nome di palestra a questo complesso. Vuole rispondere lei? Allora, perché praticamente lei è stato che hanno trovato, siccome avevano questa conformazione, diciamo, da un lato tonica, dall'altro erano prive di capelli, di altri elementi che rimandavano, ecco, quindi avevano una corona, questi erano sicuramente atleti, quindi da lì nasce l'idea, sicuramente diceva una palestra. Così come l'altro, però l'altro è già una situazione strutturale molto più connotata, l'ippodromo che ha degli elementi iconografici legati appunto alle attività equestri. In questo caso, diciamo, sono delle suggestioni. Io trovo che sia anche molto interessante il fatto che in realtà tutta la geografia toponomastica di Villa Adriana in fondo sia nata da delle suggestioni. Cioè, sì, Picile. Sì, Canopo, in qualche modo rimanda sempre a delle suggestioni che da questo punto di vista Ligorio ha costruito come se fosse una specie di abecedario dell'antichità. E trovo comunque un elemento letterario anche di fantasia estremamente calzante per un luogo come questo. Quando McDonald Pinto scritto il suo famoso volume su Villa Adriana e ha tolto le parole Canopo, Pecile, diventando semplicemente descrivendo degli spazi in maniera architettonica, devo dire che una parte di Villa Adriana è evaporata. Anche le attribuzioni dei luoghi che conosciamo attraverso le fonti, c'è una grandissima Sì, fantasia. sì. No, volevo rispondere solamente con una cosa al fatto che la pittura che mi ha chiesto prima. Difficile perché, come ha detto il direttore, sono molti frammenti e fanno parte quasi sempre di elementi a contorno. Ma è difficile anche sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto con la dottoressa Demmler ormai tempi prestauri. Avete visto la ricostruzione di un ambiente presentato da Elena Erano, no? Quando ha detto quando si possono fare le ricostruzioni con i colori perché ce le abbiamo sotto mano, ma sono comunque ipotetiche perché non sapevamo se un pezzo andava da una parte, un pezzo dall'altra, no? Alcuni per forma siamo riusciti a trovarli, per forza. In quel caso avevamo una tale quantità di pezzi che non ci dava l'idea di quello che sarebbe uscito. E tutti quanti, tutta la letteratura fino ad ora prodotta, diceva che sulla base dei fori parietali tutto doveva essere rimandato a una decorazione che era pari a quella di quale stile compariamo con la nuova fascia. All'inizio del Per il primo stile, no? Quello più semplice, con i fascioni e basta, quindi grosse specchiature di marmo con questi fascioni. Quando abbiamo trovato questa quantità mostruosa di pezzetti, anche spessi 5 mm, che formavano cornici e cornicine, cornicette e quanto quanti, che li dovevamo infilare per forza in quell'ambiente minuscolo, ci siamo resi conto che alla faccia delle grosse specchiature del primo stile pompeiano, usciva fuori una cosa completamente diversa, un linguaggio completamente diverso. E stiamo parlando in questo caso di tarsie marmoree. Quindi facendo, scusa, finisco, facendo riferimento al caso delle pitture, al caso che abbiamo trovato con i marmi, si tratta sempre di rivestimenti parietali, se tanto mi dà tanto, posso immaginare quello che si sono portati via dalla parte pittorica. Cioè il fasto fino all'estremo limite, no? No, per spiegare perché magari non tutti
tutti sono così al corrente di quello che stavi raccontando. Cioè, in realtà questi fori sulle pareti sono sì una traccia importante, ma della suddivisione dei campi che dovevano essere poi definiti dal disegno finale e che veniva affidato poi a tutta questa serie di cornici e quadri di marmo, anche figurati in alcuni casi, ma che venivano applicati non solo con questi chiodi, diciamo così, che hanno lasciato traccia nella muratura, ma anche con altri sistemi, sicuramente con dei collanti che potevano stare in verticale, stiamo parlando di pareti, e oppure addirittura contrasto. Quindi, insomma, diciamo che ovviamente qual è il problema? Che quando uno ha una situazione di questo tipo, cioè in cui ha soltanto una traccia di base, è chiaro che poi tutto quello che può ricostruire diventa fantasia. Allora, tante volte viene usato il metodo di fare dei confronti su cose che possono essere state ispirate a Villariano, comunque di epoche non lontane, perché purtroppo qui, come si aveva detto all'inizio il direttore, con il confronto con la pittura pompeiana, dopo non se ne sa più nulla, ma non è soltanto questo. Chiaro che lì c'è una seriazione possibile, perché dalla quantità di rinvenimenti che sono stati fatti, abbiamo tutta una sequenza. Però il problema è che sono mondi diversi, completamente diversi. Lì abbiamo una cittadina in provincia, ricca, ma in provincia. Qui siamo in una villa imperiale, in un palazzo dell'imperatore, quindi non abbiamo neanche dei metri di paragone, tranne appunto la Dinosaure, che però ha i suoi limiti rispetto al intanto di epoca e intanto di personalità diverse dei due imperatori. Quindi non sempre c'è anche, ci sono tante cose da valutare. Quindi fare delle ipotesi tante volte su questi siti così importanti, ma così eccezionali, è difficile perché mancano da poco. Molto più facile farlo in ambiti più domestici, più importanti, ecco, no? della comune gente che insomma poteva avere sì la villa magari di Ozio, di campagna, così, ma non arriva a questi livelli così intensi, insomma, anche perché qui ci sono decorazioni, ma non solo la villa italiana, anche la villa d'Arcinazzo, cioè ci sono delle decorazioni che sono proprio esclusive di questi posti, ma non solo della villa in sé, ma in un luogo specifico. Cioè ci sono delle decorazioni che non si ritroveranno altrove mai più, perché erano proprio fatte espressamente per l'imperatore, ma per quell'ambiente che può essere italiano oppure del traiano, cioè. Dimentichiamo una cosa, voi avete nei depositi, avete moltissime tracce di capitelli che conservano i fori, e da quei fori ormai sappiamo che col ritrovamento della villa sotto il parcheggio del Gravino, per capirci, e hanno trovato tutti i pezzi smontati, no? Che erano messi da parte, e sappiamo che quei fori venivano riempiti con fiori di altri materiali che potevano essere addirittura anche di metalli pregiati, se non di vetro o di altri colori. E poi di capitelli di questo tipo ne avete preti, così come avete dei capitelli che consentono l'inserimento di terzieri di marmi diversi, anche fusti di colonne. E così come, per esempio, tra i vari pezzi ritrovati nel Tresere abbiamo trovato delle fasce fatte in marmi chiari, bianchi, poveri se vuoi, dove però con la tecnica a escisione abbiamo trovato le lastrine di colori diversi che andavano dentro, persino due perle che completavano il disegno, perle proprio perle, di vetro. Quindi, voglio dire, una lastrina unica, una lastrina da
Allora, che possiamo dire della pittura? Ripeto, se tanto mi dà tanto. Ci sono stati gli studi che hanno cercato la maniera di scrivere eventualmente, no? Ma l'abbiamo potuto fare solamente noi perché abbiamo trovato questo materiale nell'ambiente del Tresetre che era rimasto lì dopo un incendio di età costantiniana. Quindi si erano sciolte le pareti e tutto il materiale stava là sotto e nessuno l'aveva più toccato. Quindi eravamo sicuri che quelli venivano da quell'ambiente. E con uno studio che durava parecchi anni, peraltro, siamo riusciti a dare un'immagine, una grande stampa è stata attivoli fino a poco tempo fa al museo esposto, no? In questa ricostruzione. E al momento, da quello che mi risulta, potrebbe essere ancora l'unica ricostruzione attendibile di un interno di vita. Di un interno. Sì, però la differenza... Abbiamo sempre una grossa differenza. Tra esempio stiamo parlando di un ambiente, un posto dove Adriano stava lì e che camminava da un treno. Macchione è quello che dice, Macchione. Poi chiaramente è interessante anche proprio per... mi veniva in mente la Siracusa di Augusto, la casa di Augusto, no? Anche lì c'entra molto la personalità e il sistema valoriale che è dietro la relazione, no? Che cosa voglio trasmettere? C'è un'altra domanda? Rispetto a quella che hanno fatto a Gaia, e volevo chiedere le altre funzioni di quel canovo, eccetera. Sono state fatte tutte da Vittorio Rivolo oppure sono state anche successive a lui e precedenti? Con precedenti. Precedenti. Allora, Piero Rigori innanzitutto era un enciclopedico che non è che si basasse, diciamo, sulla fantasia, diciamo che lui componeva in maniera fantastica degli elementi che desumeva dalla letteratura antica, nello specifico era a proposito del biografo spaziano, insomma, che parla appunto di questi diversi ambienti, e allora lui riappiccica, diciamo, in base a quello che notava, a quello che vedeva, alla villa di allora, le varie denominazioni. Il fatto che chiamasse, sicuramente il fatto che chiamasse Canopo una zona che era soltanto un avvallamento è interessante, perché forse aveva visto proprio... Quindi diciamo che ci troviamo dinanzi ad un erudito di metà Cinquecento, dove appunto c'è anche lo sfoggio della stratificazione della cultura, estremamente importante. Sono molto molto interessanti tutti, diciamo, gli album e i libri che sono rimasti di questo grande intellettuale a cui si deve, diciamo, anche in qualche modo è una figura che unifica anche i vari siti dell'istituto, perché sue sono, per esempio, la rappresentazione delle sostruzioni diciamo della pianta del santuario di Ercole Vincitore, che per lui sono ancora di Augusto. E quindi è colui che poi in qualche modo detta i contenuti di tutti i cicli pittorici di Villa d'Este. Sicuramente la Villa Adriana che lui ha dinanzi rappresenta una miniera non soltanto da un punto di vista scultoreo, ma sicuramente, a mio avviso, avrà visto elementi anche di ingegneria idraulica che poi sono andati perduti, che lui ha riproposto appunto in maniera all'antica all'interno di Villa d'Este. Noi abbiamo lo scorso anno organizzato un convegno proprio sull'importanza del giardino antiquario, che è in realtà Villa d'Este. Quindi la cosa di grande interesse è che una figura come Piero Ligorio è sicuramente una figura unificante delle apparenti differenziazioni dei tre diversi siti.
Quindi figure insieme a Piranesi, diciamo, sono le due figure che hanno illustrato, ovviamente con sensibilità diverse, a distanza di 2 secoli, hanno illustrato i vari siti dell'istituto. Non so se ci sono altre ragazze. Ci sono altre domande? Ecco, cioè, da un attimo un'alternanza, no, non prego, prima cominciamo. No, io volevo chiedere se oltre al fatto appunto che non vi fossero elementi, non vi fossero figure, eccetera, vi fosse proprio delle caratteristiche della giacitura secondaria, della varietà pittorica di questi quadri, vi fossero altri elementi per corroborare l'idea dello scarto. Ma, diciamo che da un punto di vista, cioè, è una specie di giacimento, no? Cioè, è come se fossero stati, non so, messi da parte. Quindi, sì, a faccia a faccia, no? Faccia a faccia, cioè le parti pittoriche combaciavano una con l'altra, ecco. Quindi, sono stati proprio posizionati come se fosse una specie di deposito, di magazzino temporaneo. Sì. Per cui da un lato si capiva l'importanza, ma non tanto il valore, visto che il valore probabilmente invece le zone, le parti figurative, invece, hanno avuto altri destini. Però diciamo l'importanza del contesto, diciamo del reperto, è comunque rilevata dal fatto che venissero conservate. Al contrario di altre parti, qui ci troviamo comunque in una zona imperiale, ecco, questa della cosiddetta Valle Picta. Siamo dinanzi a delle strutture che prevedevano portici e situazioni dove ovviamente la decorazione poteva trovare ogni tipo di declinazione, dalla pittura al mosaico agli intarsi marmorei. Come ben sapete, la pittura non è al vertice diciamo, delle tipologie decorative dell'architettura romana. Alle spalle del direttore c'è una delle tanto vituperate incisioni a stampa prodotte da Pons alla fine del Settecento. Vituperate perché? Perché hanno detto che siccome erano in Italia, Pons, perché erano lì a Roma, sarebbe pentata di Sarmenta. E queste sono cose tali tutte quante attribuite a Viterbiana. Soltanto di recente è uscito fuori che attraverso dei disegni che stanno addirittura nelle biblioteche polacche o ungheresi, no? Hanno trovato disegni uguali fatti da un disegnatore ignoto, dove però sotto c'è scritto in copia da Pietro Santelli. Da cui si rimanda al discorso dei disegni antichi che alla fine del Seicento Pietro Santelli aveva avuto modo di copiare dalle biblioteche e che poi erano passati di mano in mano e elaborati. Ora, se vedete qui i pezzi delle varie cornici e cornicette che poi si ritrovano anche nella decorazione parietale, no? Potrebbero essere presi a esempio dei pezzetti che abbiamo trovato noi, no? Che sono i bordi, quello che avanza, mentre le parti figurative più importanti sono state quelle sottratte. Ma non solo, la cosa che mi ha sempre stupito, che tutte le tavole di Pons, ma anche di pochi altri, di Brunia, sono state conservate moltissime, di un inglese che si chiama Cameron, che tutti hanno riproposto diversi disegni delle volte di Villa Adriana, e che sono stati tutti amaramente criticati dicendo: ma dov'è la nostra roba? E certo, ci stanno. Se fai conto, sono quasi tutte di aree a base quadrata, più o meno decorate. Ora, se tu pensi che intorno agli edifici della Valle Picta, dove sono stati trovati, c'erano porticati, e quei porticati avevano sempre i controsoffitti dipinti e costrutti, e questi sono tutti controsoffitti, no?
pesi perché hanno la carne dietro. E allora la base quadrata, no, questo è più proprio con peschiere, la base quadrata ti serve per immagrinare proprio questi disegni che andavano ciascuno in una crociera dei vari criptoportici. Non è detto che fossero riferiti a pitture a volte enormi, passavano anche delle volte piccole, no? Però la perdita è colossale, perché dalle cornici non riusciremo mai, a mio parere, a tirar fuori cosa poteva veramente esserci. Poi purtroppo i portici di Milariana hanno subito dei crolli pazzeschi, perché sono andate a togliere sistematicamente sempre le colonne, che sono state utilizzate in primo luogo per le chiese di Tivoli, i palazzi di Tivoli, ma anche altrove. Caro, ma soltanto per Marchionne nell'800 per la sacrestia nuova di San Pietro. Quindi, capite, sì. Quindi, ovviamente, quando uno toglie un sostegno, poi dopo la struttura crolla. Quindi, non solo asportate perché erano preziose, ma anche alcune si crollate per motivi strutturali. C'era qualche altra? C'era una curiosità, ma non la risposta, perché voglio sapere se c'è stato nel tempo, diciamo, qualcuno che acquista dei segni ripetuti, insomma, e ha lasciato delle tracce di segni. La Pino di Corro non mi ricordava niente della pittura. Chi sarà? Pino di Corro, chi ha visto? No, ha detto sì, qualcosa bene, però non è niente. Ma neanche poi vendi dei marchi, non mi interessava lo stato da portare via, quindi erano solo Sergio. Da Contini, 1668, sappiamo che viene sottratta un'intera parete decorata a grottesche, dallo stesso Contini viene asportata, per conto del cardinale Barberini, però a Santo Stefano, perché la Villa Adriana era stata già ripresa. No, io volevo chiedere alle ragazze se c'era qualcosa che interessava, qualche... Cioè, cosa ne pensate di un'archeologia così in fondo, così vicina? Stiamo parlando in fondo di una situazione che si è verificata 1900 anni fa. Volevo capire voi come la interpretate, come la concepite. È molto affascinante le esposizioni che abbiamo assistito, e penso che vada a noi tutte quando dico che siamo veramente diciamo contenti anche di vivere in una zona che ospita queste, diciamo, bellezze architettoniche e culturali, e quindi niente, per me è una cosa molto, molto affascinante. Voi siete i primi custodi, quelli che vivono nel territorio, i primi custodi di queste bellezze, quindi mi raccomando. Allora, se non ci sono altre domande, penso che ci possiamo salutare e ci vediamo, immagino, la prossima settimana per un nuovo appuntamento di Appuntamento con Adriano. Grazie a tutti, buonasera.